Ciao ciao raga, ciao! Eccoci alla seconda parte del video sui prodotti finiti. Sarà sempre in collaborazione con Beauty Secret Franci, che saluto e alla quale mando un bacione. E quindi ripartiamo. Ok, allora andiamo avanti o ripartiamo per chi sta guardando soltanto questo video. I combos al formaggio, quello del cibo americano, cibo USA, questi invece li ha mangiati tutti mio figlio. Io avevo mangiato quelli della pizza, mi erano piaciuti, a lui invece sono piaciuti questi al formaggio e quindi li ha mangiati tutti. Poi vediamo. Cosa sono questi? Ah, le sfogliatine Bonomi. Erano dentro in una degusto box. Mangiate tutte da me, credo. Non credo da mio figlio. Erano buone, eh. Erano buone per carità, però io non credo di, cioè sono a dieta, non credo di comprare dei dolci, ecco. Magari qualche caramella, sperlari, morbidizie, morbidi, rombi e la liquirizia. Questi erano veramente buoni, devo dire, veramente. Il sapore di liquirizia che piace a me, perché non tutte le liquirizie hanno lo stesso sapore. Non so come fanno, da che cosa derivi, ma so che questa è il sapore di liquirizia che mi piace di più. Questa è la confezione del Durango, dell'Aia. Sono alette arrosto di pollo. Io le scaldo al microonde e le mangia mio figlio. Solo lui. Solo lui le mangia. Poi, siamo in casa in due, sì, devo fare 3.000 cose. Sempre degusto box, Lohacker, White Coconut, erano i wafer al cocco, una novità, e buonissimi, buonissimi, no, solo io l'ho mangiato, mio figlio no, perché il cocco non gli piace, ma per me troppo buoni. E infatti non li ricomprerò perché se no, eh no, sono appena dimagrita, non voglio ringrassare. Questi li ho comprati perché ho visto la pubblicità dell'S Lunga che promuovevano questi prodotti. Sono delle zuppe. Io poi ho preso, non so se c'è qui dentro. Comunque, sì, c'è, eccolo qua. Vi faccio vedere insieme. Dalla Zerbinati, dal 1970 c'ero veramente. Il nostro mio passato di verdura. Oppure zuppa di grano, kamut e legumi. È tutto naturale, tutto biologico, zerbinati, costano anche poco. Li porto anche in ufficio, li scaldo al microonde. Oh, sono buonissimi. L'unica cosa che mi piace di più è il passato di verdura. Volendo, si può mettere dentro anche i crostini oppure le fette biscottate che ho fatto vedere forse nell'altro video. Però mi piacciono tantissimo. Patatine, pata snack, grigliata dell'ufficio, la macchinetta dell'ufficio, gusto paprika. Sì, mi sono piaciute, mi piacciono tantissimo. Caramelle per l'ufficio. Allora, mental, latte e miele sono andate via subito, mentre queste, anice e menta, no, sono ancora là. Fa niente, oh, la scadenza cos'è? 2020? Non c'è problema, rimarranno là. Non sono piaciute. E anche a me, boh, non lo so. Non mi dicono molto, quindi lo lasciate là. Ah, un'altra cosa per l'ufficio, il riso gallo Venere. Non so se c'è anche quello giallo, comunque vi faccio vedere questo. Io prendo anche quello giallo zafferano, è abbastanza buono. Questo invece era nero, come si dice, il riso Venere è nero, alla pescatora c'era dentro dei gamberetti. Sì, insomma, finti gamberetti. Sono stupidate che mangio io, Non è. Se fate le cose fresche e le portate in ufficio è molto meglio, ecco. Oh, i gongoli! Come mi sono piaciuti questi, sempre della Degusta Box. Gongoli, kamut, come si dice, grano di kamut, come si dice così? Marchio di grano Khorasan, sì, con olio extravergine di oliva, ma non mi dava fastidio perché non sono amari, sono buonissimi. Grissin Bon, mamma mia, raga, questi sì, erano buonissimi. Per spezzare la fame. Oh, animalucci, animalucci, vediamo. Ho provato qualcosa di diverso. No, questo me l'aveva regalato Sergio, ma il mio collega. Dunque, suo figlio Christian ci ha dato il benestare, il permesso di dire anche il suo nome. Perciò, ciao Christian, ti
e ciao Sergio, che mi ha regalato questi perché non li usava per il gatto di sua mamma, e perciò della Purina. Questi erano per adulti, per gatti con problemi. Comunque, per una volta non succede niente, anche se sono medicali, darli ai gatti normali. Ricco in pollo, insomma, sì, se li sono pappato in un pomeriggio, 400 grammi, molto bene. Poi vediamo. Ah beh, un altro dei gatti, l'ultima, vi volevo far vedere perché questo era nuovo. Bue, manzo, cioè il manzo, era piccolina la confezione, si vede che l'ho presa all'U2. Comunque l'hanno mangiata volentieri. Ah, questa è un'altra zuppa, però non la prendo più perché non mi piace. Buongiorno, freschezza, passato di ceci. No, sinceramente non mi ricordo, forse mi piaceva, ma... No, non mi ricordo. Vediamo. Ah, questa non mi piaceva, scusate. Allora ritiro quello che ho detto. Il passato di ceci di questa marca, Buongiorno Freschezza, mi è piaciuto. Non mi è piaciuto il passato di zucca e carote perché è troppo dolce. A me non piacciono nemmeno i ravioli con la zucca. Perciò anche le zuppe. Vabbè, ho provato, no? Non faccio come mio figlio che non prova. Io provo. Questi sono gli altri Tuc, questi sono il sale marino, erano novità dentro nella Degusta Box e noi adesso li stiamo comprando, ma a noi nel senso anche gli altri dell'ufficio, perché piacciono alcuni, di tutti. Questo sempre nella macchinetta dell'ufficio, della Pata Snack, Da Vinci si chiamano, sono patate italiane, prodotto con metodo artigianale senza glutine, lo trovo nella macchinetta, a me piacciono tantissimo, sono patatine normali, ma con un buon sapore. Poi vediamo cos'è questa roba. Allora, sì, era nella Degusta Box, vi ho detto, non mi piacerà, infatti, né a me né a mio figlio la Pepsi Max zero zucchero. A me quelle zero zucchero non mi piacciono, perciò, perché era un regalo dentro, l'abbiamo bevuto, ma non ci piacciono assolutamente. Ultime cose. Come al solito sul fondo vanno a finire i trucchi perché sono pesanti. E la cipria, guardate come la adopero io, cioè distrutta proprio, cipria andata. Poi, fast remover per togliere lo smalto dalle unghie, quello di Miss Broadway, credo che mi sono trovata meglio in assoluto, è quello con il quale mi sono trovato meglio in assoluto, lo rivoglio, Miss Broadway, mi devo ricordare. Questo lo tengo da parte allora, per togliere lo smalto, con il dito, ad immersione. Lo tengo da parte perché rivoglio questo assolutamente. Questo non è un trucco effettivamente, però era pesante. Dal 1896, e io c'ero, alla Rodolfi, pomodoro a Parma, pomodori rustici, buonissimi, pomodorini rustici al forno, buonissimi raga. A chi piacciono, a chi non è intollerante o che non, allergico come Francesca, non può mangiare i pomodori, voi che potete mangiarli comprateli perché sono la fine del mondo, veramente. Vediamo un po' che cosa rimane, aspettate, tiro fuori le ultime cose senza fare troppo rumore. Ok, allora. Eccole qua le ultime cose. Vediamo. Ho finito la matita Correggi Smalto di Kiko e ho usato tutte le punte. L'ho lasciata qui per farvela vedere. Vedete una punta. Qua ci sono le tre punte da cambiare. E le ho adoperate tutte. Non è asciutto praticamente. Non c'è più niente dentro. Ed è da ricomprare. Perché, anzi no, ne ho già un altro. Figuriamoci, non resto mai senza. Perché mi piace tantissimo, Correggi Smalto, sì, anche se vi sporcate sulle dita con lo smalto, viene via con una magnificenza. Un'altra barretta, Crunchy, cranberry, fragole e frutti rossi comunque, no, strawberry e cranberry, insomma frutti rossi diciamo che viene meglio, sì, ma non la ricompro più questa, questa ve l'ho già detto. Questo, un'altra cosa da mangiare, era la panna chef ai funghi porcini che c'erano nella Degusta Box, mangiata, io, ovviamente,
se l'avessi adesso mi farei un piattino di qualche cosa con la panna, ma troppo buona. Poi, questo penultimo prodotto, no, facciamo questo allora, che lo conoscete già, la fondotinta in mousse. Sì, vabbè, non è lavato come lava le cose mia mamma, ecco. E dell'Essence, numero 08, vaniglia. Ok, finito. E sto già finendo l'altro, vi dirò. L'ultimo prodottino finito è dell'Essence, Frame for Frame, cioè la colla per le sopra... per le ciglia finte, colla, e non ne viene più fuori, anche se voi la vedete tutta, no, proprio stamattina non faceva più niente a queste ciglia, e quindi ho deciso di metterla nei prodotti finiti, basta, proprio secca, l'ho adoperata fino all'ultimo, ma più di così, veramente, non potevo fare, basta. Allora, il video dei prodotti finiti finisce qui, vi mando un bacione enorme, saluto Francesca del canale Beauty Secret Franci, adesso tutti ensemble andiamo a vedere il suo video dei prodotti finiti. E voi, se vi va, sempre se vi va, non siete obbligati assolutamente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao raga!